è molto importante perché se le persone non ti rispettano, poi tendono a prevaricare, tendono ad avere, diciamo, delle situazioni in cui diventano prevaricanti. Salutiamo anche Roxy Rosa e Rosy, quindi Patrizia, Roxy e Rosy. E quindi sono tutte cose che dobbiamo imparare a farci rispettare. E il rispetto è una cosa che tutti vogliono, ma non è sempre facile da ottenere, fondamentalmente. Se non sei in grado, se vuoi che la gente ti rispetti, devi essere in grado di imporre rispetto, fondamentalmente. Devi essere in grado di imporre dei limiti. Questo vale in tutte le relazioni della nostra vita, soprattutto, diciamo, per quanto riguarda anche le relazioni sentimentali affettive, ma non soltanto le relazioni sentimentali affettive, le relazioni in genere che noi possiamo intrattenere nella nostra vita. È molto importante imparare a farci rispettare. E la prima cosa che devi imparare a fare è essere sicura o sicuro di te stesso. Le persone tendono a rispettare chi percepiscono sicuro. Se una persona viene percepita insicura, instabile, che non sa quello che vuole, che non sa cosa fare, beh, è probabile che non possa essere rispettata. È difficile che magari venga rispettata. Se passi il tuo tempo, tra l'altro, ad avere il timore del giudizio, se passi il tuo tempo a preoccuparti di cosa gli altri pensano di te, sembrerai insicuro e questo di fatto, che ti piaccia o che non ti piaccia, ti farà perdere rispetto, ti farà perdere, diciamo, farà sì che le altre persone fondamentalmente poi alla fine non ti rispetteranno, non saranno interessate a rispettarti, non saranno motivate a rispettarti. Quindi la sicurezza in se stessa è il primo punto, come un punto fondamentale è l'assertività. L'assertività è anche una delle capacità che dobbiamo sviluppare se vogliamo farci rispettare, quindi sii assertivo. L'assertività è la capacità di esprimere i tuoi bisogni, i tuoi desideri, le tue opinioni in modo chiaro, senza essere aggressivo, senza essere passivo. Se sei in grado di comunicare in modo assertivo, diciamo, le persone capiranno che non sei qualcuno che si lascia calpestare, capiranno che non sei qualcuno che si lascia oltraggiare la sua dignità. Ma è anche importante, diciamo, dare rispetto agli altri, quindi perché ovviamente se sei una persona inaffidabile, non tendenzialmente gli altri potrebbero, magari anche in questo caso, anche giustamente non prenderti in considerazione, potrebbero anche magari giustamente non rispettarti. Quindi essere affidabile è fondamentale. Se fai una promessa, mantienila. Se sei affidabile, le persone sapranno che possono contare su di te. E ovviamente questo ti farà guadagnare rispetto, ti darà comunque rispetto. Quindi è importante anche essere coerenti, le persone sono più propense a rispettare coloro che sono coerenti nel loro comportamento. Se impari a essere coerente, le persone sapranno cosa aspettarsi da te e questo ti farà, diciamo, sembrare più affidabile. È molto importante anche essere rispettoso degli altri. Se vuoi che le persone ti rispettino, comunque, come dicevo, devi anche rispettarle, no? Avere gentilezza è un punto fondamentale. Ma anche cerchiamo di capire, di penetrare più in profondità quali sono questi, diciamo, queste modalità per capire, insomma, come agire, come fare per farci rispettare. Il primo punto, come dicevo, è quello di essere sicuri di se stessi. Quindi le persone rispettano chi è sicuro di se stesso, le persone hanno fiducia in chi esprime fiducia in se stesso. Quindi le persone rispettano chi se ne fotte del giudizio degli altri. Se sembrerai insicuro, se temi il giudizio degli altri, questo di fatto ti farà perdere rispetto. Ci sono alcuni modi, diciamo, per aumentare la sicurezza. Intanto, il primo punto, secondo me, è concentrarti sui tuoi punti di forza, non sulle tue debolezze. Tutti hanno dei punti di forza, quindi prendi il tempo per riflettere
su cosa sei bravo, prenditi il tempo per riflettere su quali sono i tuoi punti di forza, su quali sono le cose che, diciamo, possono portarti, sono delle caratteristiche che ti possono portare dei vantaggi perché ti possono portare dei vantaggi come fondamentalmente perché sono delle tue skills, delle tue abilità, delle tue capacità, quindi è molto importante. E impara anche a dire di no, ovviamente. Imparare a dire di no vuol dire che devi sapere dire di no quando interagisci con una persona. È molto importante imparare a dire di no, perché se dici sì quando vorresti dire no, o dici no quando vorresti dire sì, e devi imparare a dire di no fondamentalmente senza sentirsi in colpa, perché molte persone, pur di essere apprezzate, affrontano la vita, le relazioni interpersonali, il mondo del lavoro, ad esempio, convinte di doversi necessariamente adattare agli altri, a ciò che vogliono gli altri. Quindi, se vuoi farti rispettare, non devi assolutamente adattarti a quello che gli altri vogliono da te. Spesso le persone, appunto, sono anche spinte, mosse dall'idea che per avere successo sia necessario mettere il prossimo al primo posto prima di se stessi. Quindi questa è un'altra cosa che è sbagliata. Diciamo che c'è una psicologa americana che ha chiamato, diciamo, la maledizione dell'altruista fondamentalmente, che è, diciamo, essere eccessivamente concentrati sugli altri poi non porta assolutamente nessun beneficio. Sul lavoro, dice la nostra Patrizia Perotti, sono sempre stata rispettata. Nella vita quotidiana ho dovuto fare un po', lottare un po' perché non ero capace a dire di no. Ecco, per il timore di scattire. Questo è importante invece imparare a essere rispettati, anche come dice Rosy. Essere troppo buona con gli altri, magari talvolta vuol dire essere cattivi con se stessi. Poi è anche importante essere orgogliosi, comunque essere orgogliosi di se stessi. Essere orgogliosi è un altro punto fondamentale. Prendere il tempo per celebrare i tuoi successi. Quando sei orgoglioso di te, manderai dei segnali positivi al tuo cervello, fondamentalmente. Manderai dei segnali positivi ed è molto importante, diciamo, imparare veramente quindi a avere un orgoglio. Quando incontri, ad esempio, delle persone nuove, cerchi di avere un atteggiamento positivo. Quando inizi una conversazione, quando parli con qualcuno, guardalo negli occhi, mantieni un eye contact, parla con sicurezza, non cercare di nasconderti. Se anche sul lavoro devi fare una presentazione, mantieni la tua forza interiore, mantieni la tua capacità, essere sicuri di sé e avere, diciamo, determinazione è un punto fondamentale. Bisogna imparare a fare qualche atto di coraggio se vogliamo raggiungere, se vogliamo ottenere questi risultati. Credo che sia un punto fondamentale. Il secondo punto, come dicevo, è quello di essere assertivi. L'assertività è proprio la capacità di esprimere i propri bisogni, i propri desideri, in modo chiaro, diretto, senza essere aggressivi, passivi, e le persone capiranno che non ti lasci calpestare. L'assertività è importante per imporre rispetto, perché dimostra che tu rispetti te stessa, tu rispetti te stesso, e quindi quando sei assertivo stai dicendo agli altri che sei disposto a difendere te stesso e ciò che è importante per te. Quindi, come dicevo, per essere assertivo devi imparare a dire di no. È importante imparare a dire di no quando non vuoi fare qualcosa. È importante esprimere le proprie opinioni.
È importante difendere i propri diritti. Se qualcuno ti tratta in modo irrispettoso, non aver paura di difenderti. Quando difendi i tuoi diritti, quando lotti per te stessa, per te stesso, stai dicendo agli altri che non sei disposto a tollerare il loro comportamento irrispettoso. Se qualcuno ti chiede qualcosa che non vuoi fare, di no. Se qualcuno ti tratta male, non abbassate il suo livello, resta calmo, assertivo e guarda oltre. Se fai un errore, assumiti le responsabilità. Questo è un altro punto importante, un altro punto fondamentale dell'assertività che bisogna imparare a vedere. Salta la connessione? Spero che non salti la connessione. Provate a riavviare, magari a stare leggermente indietro col tempo. Spero che si possa vedere. Prova a chiudere tutte le finestre. Provate adesso, forse si vedrà meglio. E, diciamo, il terzo punto è quello di essere affidabili. Se fai una promessa, mantienila. Se sei affidabile, le persone sapranno che possono contare su di te e questo ovviamente ti farà guadagnare rispetto, ti farà guadagnare forza interiore. L'affidabilità è importante per imporre rispetto perché dimostra che comunque sei una persona di parola. Quando sei affidabile stai dicendo agli altri che puoi, che sei una persona che merita di essere rispettato. Essere affidabile cosa vuol dire? Intanto essere puntuali. Se hai un appuntamento arriva puntuale, mantieni le promesse, cerca di avere una coerenza tra quello che dici e quello che fai. E sono tutte cose fondamentali ovviamente queste per diciamo per essere affidabili, per poter raggiungere i risultati che ti meriti di raggiungere. E un altro punto molto importante è la coerenza. Le persone sono più propense, come dicevo prima, a rispettare chi è coerente nel loro comportamento. Quindi essere coerenti significa pensare prima di agire. Quando sei consapevole delle tue azioni è più probabile che tu sia coerente. Sii onesto con te stessa, con te stessa. Impara, ecco un altro punto fondamentale, impara a gestire le tue emozioni. Se sei in grado di gestire le tue emozioni è più probabile che tu sia coerente. Se hai un'opinione esprimila, se fai una promessa mantienila, se fai un errore assumiti le responsabilità. Questi sono tutti esempi di coerenza che è fondamentale imparare, che è fondamentale attivare fondamentalmente. Poi abbiamo essere anche rispettosi degli altri, no? Ascolta attentamente quello che dicono gli altri, è un punto fondamentale, sii gentile con le persone, evita di giudicare, evita di diciamo avere un body language poco piacevole. Quindi se qualcuno ti parla, guardalo negli occhi, ascolta attentamente quello che ha da dire. Sono tutte caratteristiche che ti fanno passare per una persona con valore, ti fanno diventi in questo modo sicuramente una persona che sa quello che vuole, diventi sicuramente una persona che sa raggiungere i suoi obiettivi. E poi anche essere, tra virgolette, onesti, onesti soprattutto con se stessi, è un altro punto fondamentale, perché l'onestà verso se stessi è un punto molto importante, e anche difendere i propri diritti è un punto molto importante, ma l'onestà, diciamo, ti fa percepire come una, perché per il potere della verità, dicevi il Buddha, noi possiamo raggiungere dei grandi risultati. Quindi quando sei una persona vera, le persone sanno che possono fidarsi di te, questo ti tenderà a farsi rispettare. Quindi l'onestà, tra virgolette, l'integrità è importante per imporre rispetto, perché comunque dimostra che puoi essere preso sul serio. E per il potere della verità tu puoi, come diceva Buddha, ottenere dei grandi risultati. Quindi questo è un punto fondamentale. E salutiamo anche Roberta. E, beh, questo è quello che volevo dire, era una breve live. Mi spiace che non si sia visto tanto bene, ne farò poi un'altra
E quindi mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica.